Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una cioccolata alla menta. Sto facendo delle prove con varie scene, vabbè. Voi aspettatevi di tutto, però nel dubbio oggi assaggeremo una cioccolata alla menta. Apriamo, beh, pure visto dall'alto, beh. No, è perché voglio essere... Perché io sto pensando, io, la qualità, cioè, perché... Io sto pensando, io comunque ho la qualità, ma voglio essere il più creativo possibile. Il gusto menta si sente da morire. Bellissimo, il gusto della menta si sente che voi non avete idea. Qua potete vedere che comunque dentro è ripieno. Sarà veramente ripieno? Veramente ripieno. Ripieno di dentifricio. Non sto scherzando, però è ripiena di menta. Ah, la menta qua dentro non è proprio al gusto menta, cioè proprio hanno fatto la cioccolata e ci hanno scaffato dentro proprio la menta. È buona? Sì, è buona, però la menta secondo me è un po' troppo forte. Cioè, comunque parliamo di cioccolata. Cioè, tu la cioccolata la devi mangiare e via così. È un po' troppo forte. È buona, perché di essere buona è buona, su questo non ci piove. Però, secondo me, è un po' troppo forte. Non è quella che tu dici, oh, ne mangerei una tonnellata. Tipo, boh, che so, la cioccolata al latte, la cioccolata alle mandorle, la cioccolata al cocco, che ne so, perché a me piace molto il cocco. Cioè, sono due cose diverse. È buona, la consiglierei, non lo metto in dubbio. Anzi, se a voi piacciono le cose particolari, io ve la consiglio senza alcun dubbio. Però, secondo me, però se dovete assaggiare una cioccolata particolare, io vi consiglio questa qua, la menta, perché comunque... È una cioccolata particolare. Cioè, a me, quello che piace di questa cioccolata è che sì, ok, dici, si sente l'odore della menta? No, ma dai. Beh, no, scherzo a parte. A me piace perché comunque non è da tutti i giorni. Non mi piace il fatto che la menta sia troppo forte. Perché è forte la menta. È forte. Non dà fastidio. Questo assolutamente no. Cioè, se voi la mangiate... Si sente la menta, però poi dopo uno o due morsi che gli date, vi fate l'abitudine. Non è tipo quelle che fanno schifo, perché non fa schifo. Semplicemente dico, io l'ho assaggiata, buona, però non la riprenderei. Cioè, non è una che riassaggerei. La prenderei per curiosità. L'ho presa per curiosità, perché volevo vedere, però... Non è una che riprenderei. Semplice. Però buono. Buono. Aspetta. Che marca è? River Spot. Questo. Ritter Sport. Sì. Io concludo qui questo video. Ovviamente mi dovete guardare in faccia. Quindi niente. Questa cosa è troppo figa. Ho messo più scene. Cioè mi sto divertendo un sacco con OBS. Niente, vabbè. Scherzi a parte, noi ci vediamo ad un prossimo video, però ci vediamo stasera in live e ogni giorno in live ormai qui su YouTube. Niente, bevete tanta acqua, qualsiasi sia la sua marca, perché non dovreste bere acqua di una marca che non vi piace? Vabbè, sto scherzando. Seguitemi su Instagram, mi raccomando. Link in descrizione, anzi, link in descrizione, proprio qua sotto. E niente, noi ci vediamo molto presto. E se accettano suggerimenti per... Che ovviamente io ho già tutto in mente per quello che dovrò fare. Non vi dico niente perché voglio... Vabbè, ve lo voglio far vedere. Non vi dico niente perché voglio farvi una specie di sorpresa, però... Si accettano comunque consigli. E da qua. Vabbè.
E da Gabirò e da questa webcam che se ne sta andando a terra piano piano, era tutto.